Eccoci arrivati a San Precario, Padova Centro praticamente. Fabio ha già tirato fuori la borsa. Sono professionista io. Oggi abbiamo ancora Antimo un pochino acciaccato, quindi dovremmo arrangiarci. Oggi è pettinato anche molto bene il tuo ciuffo. Sì, però il vento te lo sta spostando e sta evidenziando la fronte alta. Eccoci arrivati qui nella terza struttura Carasi a Padova per assistere a questo match della Serie D di Futsal, quinto appuntamento del giorno di ritorno. Oggi è un'altra partita che non si può sbagliare, bisogna ancora una volta mantenere il primo posto. Come ci arriviamo a questa partita secondo te? Sì, siccome ultimamente stiamo andando bene, io ho saltato l'allenamento di lunedì per via della Nazionale Creators, quindi forse mi puoi dire meglio tu com'è andata la settimana stavolta. Com'è andata la settimana, Fre? Lunedì non ci siamo allenati benissimo, il mister ce l'ha fatto notare, mercoledì invece è molto meglio. Molto importante in questo momento non abbassare il ritmo e la guardia. Sì, sicuramente non ci dobbiamo rilassare e dobbiamo continuare a non perdere punti, perché è fondamentale vincerle tutte e allungare ancora di più sulla seconda, magari, visto che oggi c'è anche Valle contro Pernumia. Sì, e tra l'altro è un match molto delicato, anche perché il Valle, che era primo fino a qualche giornata fa, si ritrova in questo momento terzo, primo posto per il Rovigo a 3 punti. Invece abbiamo il Pernumia e a 4 lì a Sud Valle, che si è allontanato vertiginosamente dal primo posto in classifica. Ragazzi, prima di lasciarvi al video volevamo farvi immergere in un'avventura unica. So quanto sia importante trovare quel tempo di me time perfetto, e per me questo momento arriva quando mi butto in una partita di questo gioco di cui vorrei parlarvi. Questo gioco è il mio rifugio, il mio angolo di tranquillità dopo una giornata piena tra università e futsal, e mi piace lasciarmi trasportare mentre sono in viaggio in treno oppure la sera prima di andare a letto. È come fare un viaggio all'interno di un mondo tutto mio, popolato da personaggi colorati e affascinanti. Ma non è solo una questione di relax, questo gioco risveglia anche il mio lato competitivo. Adoro mettermi alla prova, costruire nuovi regni e superare livelli più difficili. E la parte migliore? Non c'è bisogno di internet per giocare ed è completamente gratuito. So che state aspettando di conoscere il nome, quindi ve lo dico subito. L'app in questione è un gioco di strategia che si chiama Domino Dreams, e vi invito ad unirvi a noi in questo viaggio straordinario. Mostrateci a quale livello siete arrivati, sfidateci e provate a batterci. E non dimenticate di condividere con noi nei commenti che cosa vi piace di più del gioco. Non lasciatevi scappare l'opportunità di scoprire di più su questo gioco straordinario. Scaricate l'app dal link, il link è presente anche nel primo commento fissato in alto, oppure potrete anche scansionare il QR code. Rilassatevi, divertitevi e lasciate che il vostro lato competitivo si risvegli. Quindi non perdete altro tempo e ci vediamo su Domino Dreams. Vediamo quindi come ci comporteremo in questa partita. Intanto andiamo a leggere quelle che sono le vostre domande per questo match. Come sempre, hashtag domanda nei commenti per far sì che il vostro dubbio venga risposto da me o da Fabio. Insomma, iniziamo subito con la prima domanda da parte di Gino il Pinguino 5868, bellissimo nickname. Un consiglio per migliorare e riuscire ad arrivare in alto, Fabio? Sì, molto generico. Sicuramente una cosa fondamentale, a prescindere da tutto, è la mentalità, perché penso che sia quella più decisiva nell'arrivare in alto, perché ci vuole costanza, determinazione, impegno. Quindi siccome l'aspetto mentale è il più importante. Possessione batte il talento, lo batterà sempre. Non mi ricordo chi lo diceva. Domanda da parte di JFireX. Fabio, visto che tu e tuo fratello giocate insieme, volevo chiedere, in campo il vostro rapporto è da fratello a fratello oppure portiere attaccante? Non ci ho mai pensato. No, vabbè, cioè quando siamo in squadra pensiamo alla partita, quindi ti vedo come un compagno di squadra. Poi non lo so, visto che ti conosco bene, ho più in mente il pensiero di cosa farei tu, se me la darai o no, se questa la farerai o no. Conoscendoti meglio ho più previsioni nei tuoi confronti, però per il resto no, sei come un giocatore qualunque. È chiaro che c'è la componente più di confidenza, cioè se devo dare un consiglio a Fabio chiaramente lo dico in maniera diversa rispetto magari come lo direi ad un altro compagno di squadra. Concordo con Fabio, c'è il rapporto tra portiere e laterale, come è giusto che sia, direi. Passiamo quindi all'altro format, hashtag esultanza. Come sempre ragazzi, nei commenti insistete con le vostre esultanze, vedo che siete attivissimi, quindi continuate in questa maniera. Partiamo quindi con la prima esultanza che propone Hfale, quella di Mertens con la lingua di fuori e il balletto. Non ti ci vedo bene a farla però. Questa mi cringe un po', sono sincero, però vabbè, magari ha scelto esultanza peggiori, quindi non so, rimarrà fino alla fine. Andiamo adesso con l'esultanza proposta da Armandino Bozzo 6794. Fai finta che ti stira il quadricipite e poi twerchi come ha fatto Kubo. Un classico, un'esultanza che si sta facendo molto spesso. Stesso pensiero di prima, speriamo che le altre. Andiamo quindi con la terza esultanza proposta da Antonio Machi 639. Prendi la palla in mano, gli altri si mettono davanti a te, tutti uniti come birilli, tu gli tiri la palla addosso e loro cadono. Sulle esultanze di squadra sono sempre un po' più titubante, perché comunque c'è da chiedere agli altri, poi non lo so, ci vuole organizzazione. È un po' stile canoa, per me è più fattibile, più facilmente organizzabile, visto che la canoa è uscita malissimo. Però questa è un'esultanza che a me personalmente piace, vedrei di coinvolgere anche gli altri. Dai, sì, carina, dai, ci può stare. Ultima esultanza proposta da user HG9 LU8PC1E, che non è la password wifi. La foto di Son, giocatore del Tottenham. Ah, questa è bella, è una bella esultanza, eh. Andiamo quindi a ricapitolare tutte e quattro le esultanze. La proposta A, quella di Mertens con la lingua di fuori e il balletto. La proposta B, quella che fai finta di stirarti i quadricipiti e poi twerchi come ha fatto Kubo. La C, che prendi la palla in mano e gli altri si mettono davanti a te e fai stile bullying. E l'ultima, la D, la foto di Son, giocatore del Tottenham. Quale sceglierai? Partiamo prima però con quale escluderesti. Un po' prevedibili. Magari piano piano più avanti farò anche questo un po' più pesante.
pesanti, però attualmente ancora un po' mi vergogno a fare queste più cringe per me, quindi escluderei quella di Mertens e quella di Kubo. Purtroppo era abbastanza prevedibile oggi. Sono rimaste quindi le ultime due esultanze, la C, quella del bullying, e la D, quella di Son. Sono due belle esultanze, a me piace davvero tanto l'esultanza di Son, quindi farò quella. Accendiamo quindi l'esultanza di Son, la fotografia. Accendiamo. L'esultanza di Son, quella che Fabio ha scelto per oggi, qualora dovesse segnare, già 20 gol in campionato per lui, 25 in tutto il campionato comprendendo la Coppa. Dall'altra parte, il San Precario, quinto in classifica in zona playoff, abbiamo Elia Parro, quota 16 gol stagionali, vediamo se anche lui oggi riuscirà a incrementare il proprio bottino. Tra l'altro ci sono ben 17 punti di distacco dal Rovigo al San Precario, e il San Precario deve stare alla larga dall'Alzer Grande, che è solo a due punti di distacco ed è fuori dalla zona playoff. Andiamo quindi a vedere come finirà questa partita, sicuramente ci aspetta un grandissimo spettacolo. Noi andiamo negli spogliatoi a cambiarci. Buona partita! E come ogni giovedì eccoci finalmente assieme per seguire il 16° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto San Precario contro Rovigo. Una partita assai complessa, l'andata finì 6-3 in favore di Fabio e compagni. Quest'oggi però è tutta un'altra storia, lo sanno bene i giocatori di Mister Furlan, quinti in campionato come ci mostra anche la grafica, con 23 punti a meno 17 dalla capolista ma a meno 4 dal Torreglia e da quel quarto posto appunto che ingolosirebbe una stagione già positiva per i padovani. Intanto scopriamo le formazioni per il San Precario. Troviamo Zambito in porta, difeso da Polimen il capitano, laterale destro Parro, a sinistra Magro e come pivot Serafini. Dalla parte opposta invece per il Rovigo c'è Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Fabio con 2B e poi come pivot Raffaele Garofalo. Ormai è tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara mentre dialogano Polimeni con Parro, mentre Serafini attende solamente il fischio del direttore di gara che arriva ora. Dunque scarico all'indietro direzione Polimeni, si parte, possesso del Pocio che cerca Danny, para Zambito, poi ancora l'11, ancora il 24 del San Precario a dire di no. Poi c'è stato un tocco con la mano secondo il direttore di gara, dunque calcio di punizione per il San Precario affidato a Polimeni che cerca Serafini, ma il Pocio capisce tutto e va da Garofalo che torna dal 14 e ancora Zambito a dire di no, chiamato subito in causa. Danny Fabio al centro per Garofalo, anticipato da Parro, sarà ancora a calcio d'angolo, partenza super, già con la quarta marcia per il Rovigo. Ma seguiamo Magro che dialoga con Polimeni che torna sempre dal 7, che prova a girarsi, FDM capisce tutto però e può ripartire per i suoi. Ora c'è spazio chiuso però proprio da Magro e allora si riparte con la collaborazione del Pocio Morello. Zambito dentro Polimeni che cerca in verticale Serafini che lavora un buon pallone, ha tutto il tempo di girarsi a servire per Elia Parro che becca la porta e alla prima occasione nitida per i suoi li porta avanti con il suo 17° timbro in questa stagione. Il classe 2001 come l'andata ha colpito ancora, ma andiamo a rivedere il nostro replay. Troppo spazio per Serafini che ha tempo di girarsi, di imbucare a sinistra dove c'è proprio il compagno con la 2 sulle spalle che è glaciale davanti a Pasello, apre il piatto e nulla può il numero 1 in casacca rossa, nonostante l'ottima stagione per lui. Intanto Danny Fabio va da Morello, poi Fabio Di Mauro, la parata di Zambito ancora una volta presente, poi prova a ripartire Serafini ma con scarsi risultati. Intanto rivediamo il replay, tutto quello che è accaduto, una palla messa giù così e così dal Pocio, arriva FDM con il suo destro ad incrociare, però ancora una volta il 24 dei padroni di casa non è in vena quest'oggi di fare regali. Allora torniamo in campo per vedere se Rovigo riuscirà a ribaltare l'esito di questa partita. Prova a farlo Danny Fabio, la palla però si perde sul fondo. Danny va da Fabio che prolunga la sfera in avanti, sporcata anche da Parro. Poi la palla diventa buona per Magro, anzi no, perché l'11 se la riprende e la gioca per Garofalo. Raffaele Garofalo, il Rovigo rientra in partita grazie al 22° centro in stagione da parte del vice bomber della squadra ospite, 16 in campionato. Ottima la reazione da parte della squadra di Mister Gonzato. Rivediamo la voglia da parte di Danny Fabio che riacquisisce il possesso su Alessandro Magro. Poi il pallone messo al centro è veramente perfetto per il numero 10 che non può veramente fallire la rete che riporta il Rovigo sul livello del mare. Ora bisogna continuare così, lo sa Eze che insiste a destra dove c'è FDM che torna dal 14, che prova il destro deviato da Rosa e poi ancora il 14, cercava sul secondo palo proprio Raffaele Garofalo che non arriva all'appuntamento con la doppietta. Polimeni alza in avanti per Serafini che prova a gestire il pallone e ritorna sempre dall'11, la parata di Pasello, poi ancora l'11, FDM addosso a Polimeni e poi arriva Magro ma la palla è uscita, dunque rimessa dal fondo per il Rovigo. Il Pocio va da Fabio Di Mauro che sfida Magro, ma ci sono tutti gli spazi ostruiti, allora bisogna ripartire con calma col 14, il 9 vela per Garofalo che vuole tornare da Fabio Di Mauro. Ottima la chiusura difensiva qui però del San Precario. E Zè
Vada FDM che si accentra, fa fuori anche Rosa! Fabio Di Mauro sul fondo di pochissimo. Non arriva il gol per il bomber del Rovigo, che ora duella sia con Rosa che con Letizia. Poi scodella la perfezione Perez, che chiama la rotazione di un compagno che non arriva. Allora bisogna ripartire, sempre con Fabio. Dunque Danny cerca Garofalo, riesce a servirlo da Fabio. E poi il 10 voleva tornare ancora dal 9. Lo faccio io, lo fai tu. Non l'ha fatto nessuno. Ora invece Fabio prova a farlo di nuovo, ma non ce la fa, perché la reazione da parte di Zambito è veramente super in questa partita. Rivediamo anche dal nostro replay come sbarra la porta in faccia al capocannoniere degli ospiti. E ora si rimane ancora sull'1-1, ma è un San Precario che sta reggendo e Rovigo sta faticando a trovare la quadra. Intanto Polimeni male, Fabio Di Mauro strozza il tiro, la palla si perde sul fondo. Stanno diventando tante le chance non sfruttate da parte della formazione di mister Gonzato. Allora prova a reagire anche quella di Flavio Furlan con il proprio numero 14. La conclusione però si perde sul fondo. Luato, Mariotto torna dal 4, poi FDM gira bene su Polimeni, serve Garofalo il tiro, parata e poi palo. Adesso il Rovigo sta veramente facendo quanto meglio può, ma non riesce a sdoganare la maledizione della rete. Intanto anche sostituzione, fuori FDM al suo posto, Guaraldo che calcio ora in porta. Zambito ancora una volta a dire di no, Loato prova a tenere viva la sfera giocandola per Mariotto. C'è anche un fallo su Polimeni, si riparte col possesso di Zambito che va in avanti per il proprio numero 18. Loato anticipo, Mariotto prova a gestire, Parrone fa fuori due con una finta e va in avanti. C'è spazio per il 2 che calcia, prende il palo, poi Serafini porta nuovamente in vantaggio i suoi. Dormita generale della difesa, ne approfitta il 18 col suo nono centro in stagione. Giocata però veramente da sottolineare da parte di Elia Parro, l'uomo più pericoloso per i padroni di casa. Poi il palo ha calciato un po' come abbiamo visto nel primo gol, questa volta forse anche addirittura meglio, più angolata della soluzione precedente. Arriva in ogni caso Serafini che fa il gol del tap-in che vale il 2-1. E ora Mariotto prova subito a pareggiare, ma non ce la fa. E allora prova a insistere Guaraldo, che va da Loato, pressato da Parro, ma se la cava il 4 del Rovigo che calcia il 24, alza in calcio d'angolo. Zambito va dal proprio capitano che allarga il gioco a destra per Magro, che gira attorno Mariotto e lo fa fuori. Attenzione, si apre una prateria per il San Precario col 7 che sguscia via, allarga il gioco per Elia Parro. Pasello in calcio d'angolo, ancora una volta il più pericoloso, il 2 da parte dei padovani. Loato allarga il gioco a sinistra dove c'è Chinaglia che chiama in causa anche Guaraldo. Giro palla tra il 3 e il 17 che cerca il terzo uomo che porta il nome di Alino Loato, che non si avventa bene sul secondo palo, proprio il 4. Va all'indietro per il 17, tentativo di poco alto, sta rispondendo bene ora però il Rovigo. Polimeni in verticale direzione Vaccari che lavora un buon pallone per Magro. Attenzione vis-à-vis con Pasello che abbandona i propri pali ed è la scelta giusta. Intanto c'è la sostituzione, entra Fabio Di Mauro proprio al posto del suo predecessore nella sostituzione. Eros Guaraldo, Mariotto, Chinaglia, FDM, numero su Vaccari, anche su Magro, poi larga benissimo il gioco per il 17 che torna all'indietro per Mariotto. Da questi al Pocio Morello che gioca con la suola, cerca una soluzione alternativa che porta il nome di Chinaglia, che cercava in profondità un pivot che non c'è. E allora riparte ancora il 24 che va dal 14, si complica un po' la vita qui il San Precario. Calcio d'angolo per il Rovigo che ringrazia. Ora Polimeni in avanti, direzione Magro che stoppa e uncina una gran palla, poi porta a spasso un paio di uomini. Tempo e spazio per il 7 che fa quello che gli pare, gonfia la rete. Primo gol in questa stagione per Alessandro Magro, ma veramente troppo passiva la difesa del Rovigo, così come anche nella prima circostanza sull'assist di Serafini. Anche in questo caso sia Mariotto che Garofalo forse un po' troppo piatti. Poi la deviazione da parte di Morello manda fuori dai giochi Mirko Pasello, che veramente non poteva far nulla con una deviazione così ravvicinata. E si riparte quando manca un minuto al termine di questo primo tempo, minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Vediamo quale sarà la reazione con Morello che va da FDM, direzione secondo palo per Garofalo, riaccorcia subito le distanze del Rovigo grazie al 23esimo centro in questa stagione da parte di Raffaele Garofalo, 17 in campionato, assist al bacio di FDM. Ma reazione superba del Rovigo che non si è disunito. Rivediamo intanto l'assist
sotto le gambe di Polimeni, il capitano del San Precario a due passi. Non può veramente fallire l'occasione con il gol che riapre la partita, il numero 10 in camisetta nera. Ed ora finisce così il primo tempo sul punteggio di 3-2 in favore del San Precario. Un Rovigo sceso bene in campo ma molto sfortunato. Dall'altra parte i ragazzi di Mister Furlan stanno facendo una signor partita. Noi adesso andiamo col secondo tempo e vediamo se il Rovigo riuscirà a mantenere la testa della classifica. E allora eccoci ritornati assieme all'impianto sportivo Carasi, mentre le nostre telecamere vanno a pescare Elia Parro e Antonio Polimeni, protagonisti assoluti di questo primo tempo. Vediamo quale sarà l'epilogo del secondo, considerato che i 10 protagonisti del rettangolo di gioco vogliono vincere, chi per i playoff e chi per il campionato, poco importa. E si parte allora coi secondi 30 con lo scarico all'indietro di Raffaele Garofalo, direzionato Ezechiel Morello il Pocio. Fabio Di Mauro da calcio d'angolo, all'indietro per il 14 che gestisce la sfera e la restituisce al 9, dialogo a 2 con Ayrton Mariotto, non ci sono soluzioni, bisogna ripartire con pazienza e con la solita collaborazione del Pocio Morello che va da Ayrton Mariotto che prova ad accendersi e ad accentrarsi, gli sottrae la sfera Magro, poi imposta Serafini che se ne esce d'alta scuola servendo all'indietro per Polimeni che va da Parro, FDM capisce tutto sul 2, allora riparte con Ayrton Mariotto che vuole tornare dal 9, palla leggermente lunga, buona però l'idea, Fabio Di Mauro cerca in verticale Garofalo, verticale chiusa da Magro, riparte dalla parte opposta Parro che prova a slalomeggiare, lo chiude il 10, il 9 fa ripartire proprio Raffa che vince un rimpallo su Polimeni, messo a terra poi Garofalo dal 7 del San Precario, calcio di punizione dalla mattonella, interessante, il Pocio Morello pronto a partire col suo destro, para Magro, la volée di FDM sul fondo ad un passo dal 3-3. E ora Zambito va lunghissimo, direzione Serafini, spizza di testa, Pasello dice di no, partita bellissima ed accesa più che mai ora. Fabio Di Mauro, dentro per Ayrton Mariotto, che allarga dalla parte opposta per Eze, che pensa e prova la conclusione, miracolo di Zambito, sarà calcio d'angolo. Con Ayrton Mariotto che va da Garofalo, un rimpallo, Parro e poi il 24, la spegne lì, dove nulla può recare pericolo al San Precario. Serafini, sulla sua FDM, prova il 18 a far fuori il 9, nonostante sia il doppio, sia a livello numerico che fisico. Fabio regge la pressione, sta disputando una gran partita, difensivamente parlando, ma seguiamo ora Mariotto che va dal Pocio, viene incontro proprio il 9, vuole una soluzione alternativa all'italo-argentino che si chiama Ayrton Mariotto, che spara alto. Buono però qui lo squillo del Rovigo. Pasello, va da Fabio, che ha tempo e spazio davanti a sé, porta la sfera avanti, allarga il gioco a sinistra per Ayrton Mariotto, il Pocio pensa per un attimo alla conclusione che poi prova, ancora una volta Zambito, devia, in calcio d'angolo, Eze, va a destra per FDM, che punta Elia Parro, si accentra, e poi però deve scaricare all'indietro per il 14, che torna dal 9, tutti gli spazi sono intasati, allora prova a portarsi dietro qualche uomo, Fabio che poi scarica per il Pocio, attenzione la palla è ancora viva, e poi Raffaele Garofalo, addosso al 24 Zambito, fallo, Polimeni riparte, ma lo fa malissimo, recupera Garofalo che va da FDM e che si divora la rete del potenziale tre pari, avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più qui Fabio Di Mauro, ma intanto seguiamo Loato, non è finita, riparte Letizia dalla parte opposta, ora numero e mezzo a due e fa fuori sia il 4 che il 9, allarga poi il gioco a sinistra per Parro, il palo, questa volta non c'era Serafini a buttarla dentro, adesso Fabio sbaglia però un altro passaggio, attenzione è un po' stanco apparentemente il 9, allora Parro va dentro da il numero 11 che si divora a sua volta la rete del potenziale 4-2. Intanto calcio di punizione per il Pocio Morello alato. Non c'è un attimo di respiro, una partita cardiopalma con Letizia che fa un'altra grande giocata in mezzo a due. Scarica all'indietro per Polimeni che allarga il gioco per Rosa, il dialogo con Vaccari, la finta di FDM sul 4 che propizia il 10 che va dal 14. Fabio Di Mauro poi anticipato da Vaccari. Intanto la pressione di Letizia su Garofalo che vuole portarsi a casa qualcosa e ce la fa. Calcio di punizione, rifiato il loro Vigo e rifiato anche io. Ezze. Fabio Di Mauro, numero su Letizia, tunnel e poi il possesso del 9 che torna all'indietro col 14, cerca di sprintare raddoppio sistematico ai danni del classe 2002 da parte di Polimeni, ma si riparte, Eze, Fabio Di Mauro va a sinistra dove c'è Garofalo che cerca Loato sul secondo palo, la chiusura della difesa del San Precario ma non è finita, insiste il Pocio che va da Garofalo, FDM vuole la sfera, lo contenta il 10, fa partire la conclusione, disinnescata ancora una volta da Zambito. Alza la sfera Eze, direzione Garofalo, il numero del 9 su Polimeni, il suo sinistro, la risposta del 24 del San Precario, rivediamo anche quello che è accaduto dal replay, bellissimo, il tiro in controbalzo
in seguito alla giocata super sul capitano del San Precario, ma oggi sembra veramente non essere giornata per quanto riguarda la vena realizzativa di FDM, il capocannoniere della sua squadra, lo ricordiamo. Tanto Ez è un po' così e così, recupera Vaccari, recupera anche FDM che fa fuori il 10, fa fuori anche il 4, fa fuori tutti! E poi dopo però la palla viene scaraventata addosso a Zambito, sbaglia la cosa più facile, FDM che ora va all'indietro da Danny, il suo destro disinnescato ancora dal 24, una sentenza. Ma seguiamo ancora l'11 che allarga il gioco a sinistra per Ezequiel Morello, verticale di Danny, direzione Garofalo che gli rende nuovamente il favore in due tempi, si rifugia poi in calcio d'angolo Zambito, Rosa. Gioca la sfera in avanti direzione Serafini, che prova a girarsi, questa volta però non ce la fa perché lo chiude Fabio Di Mauro, che fa ripartire a sua volta Garofalo. Scivolata di Polimeni che si riprende la sfera e la gioca al 4, ma se la riprende Raffa, che va da FDM che torna dal 10. Fallo da parte del vice capocannoniere del campionato ai danni di Zambito. Si riparte con Danny Fabio che batte questo calcio di punizione con Ez. FDM l'1-2 con Garofalo, chiuso poi da Polimene e poi il palo di Danny Fabio. Parro prova a ripartire, cerca di arginarlo Raffaele Garofalo, arriva anche il Pocio. Fallo laterale per ora per il San Precario. Garofalo a sinistra allarga tutto per Ez, che chiama l'inserimento di un compagno. Arriva allora Fabio Di Mauro contro a sé Elia Parro, un cliente scomodo, lo sa il 9. Allora giro palla del Rovigo con Danny che va da FDM, suola, poi gli rende nuovamente il favore all'11 che carica il destro contenuto da Magro, che si rifugia anch'esso in fallo laterale. Ez, FDM, Danny Fabio, il suo destro sporcato da Polimeni, sarà calcio d'angolo, sta salendo per ora la pressione del Rovigo. Tocco corto del Pocio, direzione Fabio che cerca il centro Garofalo, deviazione decisiva del capitano del San Precario, ma raccoglie il 10 che va all'indietro dall'11, da questi all'italo argentino. Fabio cerca di prendere la sfera e posizione, fallo netto da parte di Polimeni, non secondo il direttore di gara. E ora arrivano anche le polemiche da parte di FDM, peccato perché sarebbe stato il sesto fallo, che sarebbe equivalso a dire tiro libero. Rivediamo quanto accaduto, sappiamo non essere avvezzo alle polemiche il classe 2002 con la 9 sulle spalle, in questo caso proteste anche per lui. Poi oltre al danno la beffa, ginocchiata in testa da parte di Magro, ovviamente involontaria, ma non bisogna scoraggiarsi perché ci sono altri 7 da giocare più recupero. Allora seguiamo Ez che va da Fabio Di Mauro, che prova ad accentrarsi, cerca e trova Garofalo che non stoppa e controlla bene la sfera, ringrazia Zambito. Polimeni a destra per Parro, la pressione del 9 su 2 avversari è prolifica, riconquista Fabio, serve per Garofalo il suo destro, parata fuori da ogni logica da parte del numero 24 Zambito. Rivediamo quanto accaduto in seguito alla riconquista del 9. Il 10 calcia veramente bene con la punta dello scarpino destro, la parata dell'uomo in camisetta gialla è veramente tanta roba e si candida a titolo di MVP quest'oggi. FDM numero che ricorda Saldotech, e poi Garofalo non riesce a impattare il pallone e a scaraventarlo in porta. Polimeni lungo dall'altra parte per Serafini che fa fuori Morello, il suo destro, Pasello c'è, ripulisce Danny Fabio e prova a farlo con l'aiuto del 14 che va da FDM, che torna ancora una volta da Fabio con 2B che cerca l'imbucata per Garofalo, chiusa da Polimeni. Ez dentro per Fabio che si gira in un attimo, in un battito di ciglia, ma non inquadra lo specchio della porta, giornata nera come la sua maglia. Ma intanto seguiamo Parro che si smarca bene il suo destro, la risposta di Pasello e poi toglie le castagne dal fuoco Danny Fabio. Rimessa in gioco per i ragazzi di Furlan con Parro che va da Magro, suola e prova a girarsi, Fabio Di Mauro lo chiude, Garofalo completa il disimpegno con l'aiuto di Danny Fabio, transizione in avanti ora il 9 che allarga il gioco a sinistra per Fabio con 2B che torna da quello con una montante esterno della porta. Non è giornata per FDM, riparte ora Zambito che va da Parro, la pressione dell'11 è tanta roba e 2 un'attenzione a Garofalo che larga il gioco proprio per Fabio che va da Di Mauro, da questi a Garofalo, l'1-2-3, il 9, il 10 non si è chiuso con il terzo passaggio, quello che avrebbe voluto Fabio, ha calciato il 10 sull'esterno della rete, ma non c'è un attimo di respiro. Seguiamo Parro che fa fuori secco Danny, il suo destro neutralizzato da Pasello, e ora un po' di confusione, rifiata un attimo il loro Vigo e prova a risistemarsi con Magro che va in avanti direzione Letizia, ma un Danny scatenato riconquista ancora la sfera e calcia, e ancora una volta il 24 a dire di no, ma non è finita. L'11 all'indietro per il Poggio, il suo destro neutralizzato da Parro se non ho visto male. Mariotto da portiere di movimento allontana benissimo, la porta è vuota, lo sa Parro e arriva il gol di Elia Parro che probabilmente chiude i giochi perché siamo sul 4-2 quando ormai è scoccato il 30° minuto della ripresa. Sempre più quindi le reti da recuperare, in questo caso 2, sempre meno il tempo a disposizione per la formazione di mister Gonzato che ora accarezza la seconda sconfitta della sua stagione. Intanto ci viene riproposto il gol bellissimo di Elia Parro, il 18° del suo campionato, comunque non facile perché è sbilanciato
Soprattutto non arriva benissimo sul pallone, ma trova comunque una rete importantissima che forse riapre un campionato. Ma c'è ancora tempo da giocare, 3 minuti di recupero dati dal direttore di gara. Ci prova Mariotto, il tiro rimpallato proprio da Elia Parro, poi Eze dentro per Garofalo, il miracolo, manco a dirlo, da parte di Zambito che chiude la porta in faccia al Rovigo. Magro cerca di pescare in avanti Parro, ma arriva l'anticipo del Pocio che innesca dall'altra parte FDM che allarga a direzione Danny Fabio, e arriva il gol del giocatore con la 11 del Rovigo, che porta i suoi a meno 1 quando manca 1 minuto e 30, ne è già passato 1 e mezzo. Dunque ultimi 90 secondi a disposizione della squadra di Mister Gonzato per provare l'assalto. Intanto 6 in stagione, 5 in campionato per il giocatore che ha realizzato un gol veramente tanto bello. È andato a pescare lo spazio sotto le gambe di Zambito, spazio che non è mai esistito all'interno di questa partita. Ed ora diventa interessante l'epilogo di questa sfida. Sarà un assalto e vediamo subito la scivolata di un generosissimo Danny Fabio, MVP probabilmente del Rovigo quest'oggi. Pasello va da Ezechiel Morello, dunque proprio l'11 a cercare il 10, anticipo di Elia Parro che sventa il pericolo e si rifugia in calcio d'angolo. Fabio al centro, allontana proprio Zambito la palla, attenzione, si perde in area di rigore col portiere di movimento Ayrton Mariotto che la raccoglie, e attenzione perché fa fuori anche Letizia, superiorità numerica e 6 contro 4. Attenzione all'8 che va da Danny, che torna da Ayrton Mariotto, è un Rovigo che non muore mai al terzo minuto di recupero del secondo tempo, agguanta il pareggio. Ed ora mancano anche 30 secondi, il Pocio Morello prende la sfera in mano perché vuole andare a vincerla. Intanto 7 in stagione per il giocatore con l'8 del Rovigo, che ora abbraccia anche il presidente. Bellissima esultanza, bellissimo momento, è una squadra che non muore mai da un momento di difficoltà incredibile. Trova 2 gol nel giro di 2 minuti, che un po' sanno da gioia per i 2 punti non persi, un po' sanno da dispiacere perché questa squadra forse quest'oggi avrebbe potuto fare qualcosina in più. Ed intanto il direttore di gara non fischia una, non fischia due, ma fischia 3 volte. Game over Alcarasi, il punteggio finale è 4 pari, 1 punto guadagnato anziché 2 punti persi, vista come si era messa questa sfida. Tra l'altro 3 dei 4 gol fatti da Rovigo avvengono nei minuti di recupero. Resta comunque il primato a più 1 dal Pernumia da conservare in vista delle prossime importantissime sfide. Noi adesso andiamo però alle interviste finali. Non lasciatevi scappare l'opportunità di scoprire di più su questo gioco straordinario. Scaricate l'app dal link, il link è presente anche nel primo commento fissato in alto, oppure potrete anche scansionare il QR code. Rilassatevi, divertitevi e lasciate che il vostro lato competitivo si risvegli. Quindi non perdete altro tempo e ci vediamo su Domino Dreams. Eccoci qui quindi a fine partita con Mattia Ayrton Mariotto, risultato di 4-4 tra San Precario e Rovigo. Insomma, partita un po' confusionale forse da parte nostra, alla fine però abbiamo portato a casa un pareggio. Sì, è stata una partita molto combattuta, siamo partiti male, sottotono, non credo abbiamo sottovalutato l'avversario, semplicemente eravamo tutti un po' con la testa altrove forse, e la partita si è messa male fin da subito. Come dicevo, abbiamo subito parecchio gli avversari, il pressing, e non riuscivamo a gestire bene la palla al piede in fase di possesso nostro. Abbiamo trovato pareggio all'ultimo, non voglio dire fortunatamente, ma per fortuna è andata così, e niente, dovevamo stare più concentrati e potevamo portarla a casa, invece portiamo a casa un pareggio che è guadagnato visto come si era messa. Punto guadagnato quindi secondo te rispetto a 2 persi, anche vedendo quello che è stato l'andamento? Sì, allora guardando le squadre sulla carta dovevamo vincerla, visto come si è messa la partita abbiamo portato a casa un punto, quindi è un punto guadagnato. Sì, poi tra l'altro è la prima volta che quest'anno sperimentiamo il portiere di movimento, ovviamente di solito magari lo provo a fare io, oggi ti aspettavi di farlo vista come sta andando la partita? Sì, sinceramente sì, è andata così, l'abbiamo fatto anche discretamente bene, siamo stati abbastanza pazienti, purtroppo un gol l'abbiamo subito anche in portiere di movimento, forse anche per colpa mia, nel senso potevo lasciarla andare, invece l'ho rimessa in campo e alla fine ci ha premiato lo stesso. Eccoci quindi con la solita intervista post partita per Fabio. Abbiamo visto, no, una grandissima prestazione da parte tua, un po' opaca, cos'è che non ha funzionato e quando è che ha iniziato a dire oh, la palla oggi non entra? Una domanda difficile, cosa non è andato, appena finita la partita quindi ancora, sono ancora poco lucido, anche perché ho giocato tutti gli ultimi 30 minuti un po' di fila, quindi adesso sono un po' annebbiato, non lo so, un po' di cose, non abbiamo giocato tanto bene siccome in generale, oggi era proprio una di quelle giornate che dici non entra, non lo so, siccome non è stata un'occasione in particolare, è stato un po' il succedersi di diverse che non so, non sono andate bene, oppure arrivavamo là e non riusciamo a segnare, che magari mi hanno un po' messo in difficoltà mentalmente più a livello di fiducia personale sul gol. Infatti anche l'occasione in cui l'ho passata a Raffa e poi l'arrivo le vendite, magari potevo tirare subito che ero vicinissimo alla porta, e sì, ho fatto un po' di scelte sbagliate secondo me, e sì, a livello personale non sono felice della mia prestazione. A un certo punto della partita secondo me c'era quasi la percezione che non l'avremmo portata a casa da parte di tutti. Secondo me no, magari ci può essere stato sul momento in cui siamo andati sotto di 2 quando c'è stato il gol, quando noi eravamo portieri in movimento. Va bene, può capitare uno stop, il primo del 2024. E niente ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Noi ragazzi ci vediamo al
prossimo filmato. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's